Ah, per un attimo pensavo che avevamo perso. Poi abbiamo pareggiato. Ciao ragazzi, ragazzi, benvenuti sul canale Mila Fanpage. Oggi sono qua per portarvi la recensione della partita tra Fiorentina-Milan conclusa 1-1. Che dire, era una partita valida per, diciamo, ritornare a parlare di Europa League. Si vede che il Milan non ne vuole proprio sapere di andare in Europa League. Comunque, battute, anzi scherzi a parte, volevo dire, pareggio un po', diciamo, un po' sofferto, diciamo giusto un pochino. Primo tempo Milan, diciamo, cioè Milan veramente, cioè, primo tempo neanche è stato tanto movimentato, c'è proprio un primo tempo pieno di azioni, a parte la Fiorentina che ha fatto qualcosa in più, però generalmente, cioè, oltre le ultime due o tre occasioni della verso la fine del secondo tempo, non ha fatto nient'altro neanche la Fiorentina, e Milan invece non si è neanche visto, possiamo dire. Secondo tempo il Milan si è un po' di più svegliato, poi al 70esimo è arrivato il gol di Simeone e l'ho provato il pareggio che non ho adesso, ecco. Ragazzi, pareggio, mi aspettavo una vittoria secondo me, perché non era una Fiorentina in questa grande forma, non era nemmeno, insomma, pareggio che secondo me ci sta, perché le squadre hanno giocato alla pari e niente, diciamo che Milan, secondo me, ecco, Milan finisce qua il girone di andata, e comunque partite, le ultime partite erano veramente fattibilissime sulla carta. Bisognava come minimo fare 2 mesi di vittorie, perché tra Crotone, scusa, tra Benevento, Torino, Bologna, avremmo fatto 4 punti, 5, adesso non voglio dire cavolate, 5 punti insieme alla Fiorentina, insomma, come minimo 12 punti bisognava fare ed essere tranquillamente, penso, in zona Europa League, perché Sampdoria sta, insomma, rispetto all'inizio anno ho cominciato un po' a perdere colpi. Cioè, è vero che la Sampdoria è sesta, comunque, cioè, non dico che non voglio togliere niente alla Sampdoria, comunque. Ragazzi, partite erano partite da vincere. Adesso bisogna pensare il 6 gennaio, se non sbaglio, contro la prima di ritorno, contro il Crotone. Là bisogna vincere a prescindere, perché il Crotone, ragazzi, è una squadra, no, di provincia, della squadra della parrocchia. Niente ragazzi, comunque, anzi, comunque volevo dire che, se devo dare un giudizio ai giocatori, mi è piaciuto molto Donnarumma e non Antonio Donnarumma, Gigio Donnarumma. Primo tempo ci ha salvato in un paio di occasioni, specialmente l'ultima. Anche il secondo tempo ha fatto delle belle parate, insomma, quando c'è stato da chiamarlo in causa, secondo me ha risposto. Questo è il mio parere personale. A parte l'ultimo gol, cioè, scusate, volevo dire il gol contro Simeone. Per il resto, insomma, secondo me ha fatto una buona partita. E la sufficienza per me, cioè, mi è dispiaciuto per Borini che non l'ho visto proprio in grande forma. Suso l'ho visto un po' meglio rispetto alle precedenti partite, dai, anche nei quarti di Coppa Italia, comunque non ha fatto una brutta partita, contro la Fiorentina non mi sembra che abbia fatto così una partita, neanche una gran partita, però nemmeno una brutta partita. E che devo dire? Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, mettete un mi piace, iscriveteci sui social sotto il link in descrizione. E niente, ragazzi, ricordo sempre, lascia sempre Forza Mila e ci becchiamo alla prossima. Bella ragazzi.